Mi state guardando? Oggi sono veramente incazzato come una bestia. Io guarda, non ci capisco veramente una mazza. Che cosa sta diventando il mondo? Che cosa sta diventando l'umanità? Ha ragione Matteo Montesi. Ciao Matteo. Questa produzione te lo voglio dedicare a te. Perché hai veramente ragione, non sei solo, che nella tua terra è pieno di cagate! E invece cagate. C'è anche qui in Sardegna! E quindi se volete vedere questa cagata, allora guardatela! Let's go! Cosa? Che cos'è? Che cos'è tutta questa cave? Sapete una cosa? Questo non è niente. Non è niente a confronto che cosa troverò lassù. Lassù, lassù c'è l'inferno. C'è l'inferno della merda. Dove c'è Lucifero? Dove c'è Giuda? Dove c'è quel porco di Belzebue? L'inferno. Qui siamo nel cancello dell'inferno. E lì c'è l'inferno. Allora saliamo. Dai! Saliamo! Io sono Dante. E dov'è Virgilio? Non c'è. Allora fanculo. Spostati tu! Sono salendo! Oddio no! Oddio no! 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 Devo salire! No! Che cosa sto vedendo? Insolenti! Non avete rispetto! Guardesi! Guardate! Stiamo entrando nel mondo dell'inferno! Guardate! Che cos'è? Che cos'è questo? Che cos'è questo? Guardate che cos'è! Che cos'è? Che cos'è? Guardate, anche lì, anche qui, anche lì. Non ci veramente, posso. Veramente, qualcosa si può. No, ragazzi, giuro veramente su Dio che questa è una cosa veramente orribile. Guardatemi, cari. Ma come si può? Povera madre terra! Guardate! Questo è un grande video tutto documentare che cosa c'è qua. Veramente, guarda. È veramente insopportabile.
Non c'è più amore in questo mondo, non c'è più rispetto per la natura. E ragazzi, io, guarda, questa produzione lo faccio per farvi capire che cosa significa rispettare la natura, avere rispetto per la nostra terra. Ma come si può? Ragazzi, ma come si può? Cioè, allora, adesso vi dico tutto. Allora, qui c'è un po' di tutto. Allora, c'è... Allora, è una borsa della... che cos'è questa? È Spider-Man. C'è Spider-Man. E poi qui c'è un bel... materasso distrutto degli anni 80. Ok. Poi qui sono scarpine da bambino, da zombo. Guardate, bellino. Degli anni... che anno è? Che anno è? Che anno potrebbe essere? Anni 90. Ok. Poi... cosa c'è di tutto? C'è un gioco che usano i bambini neonati per farli addormentare durante la notte. Cos'è questo? Cos'è questo? Cos'è? È una cosa, il cervello del computer, come si chiama? Non ricordo più il nome. Mi sono dimenticato il nome. Allora, come si chiama? Comunque non ce la frega. Che cosa abbiamo di bello? Che cosa c'è di bello? Vediamo poco a poco. Guardate, scarpe dappertutto, scarpe dopo e doppio scarpe. Poi cosa c'è qua? Cosa c'è poi? Che cos'è? Una specie di che cazzo è? Non lo so. Comunque, là, scarpe da zombo softback dell'antista antistatica. Una cagata. Che cos'è questo? La Gucci! Imitazione. La imitazione della Gucci! Sì, no, è Gucci! Che cosa originale è questo? È originale questo, guarda, c'è anche il simbolo. È la Gucci imitazione o Gucci originale. Cosa c'è di altro? Poi cosa c'è? Ah, là! C'è questa casa per... un bambino. Qui c'è un pezzo della macchina. La macchina, qui c'è un cesso. Qui cosa possiamo trovare? Ecco, c'è anche lavatrice, il frigorifero, il monitor. Qui c'è un altro frigorifero. No, anzi, forse questo non è un frigorifero. Sì, un frigorifero. Un frigorifero tutto abbandonato qui. Un altro pezzo dell'auto. Anzi, di brutto, no di bello. Che cosa sto dicendo? Beh, qui ci sono belle... questa è sempre roba buona, perché questo, se lo butti nelle rocce, questo col tempo si sgretola e diventa, non so, sabbia, che cosa, diventa terra, capito? Quindi questo, guarda, potrebbe anche lasciare. Però il resto, queste cose di plastica inquina molto. Sporca! Se per caso le persone qui dovrebbero passare, dovevano andare a farsi una passeggiata verso la campagna, guardate che bello, che bel panorama. Grazie Dio di questa bellezza che ci sta facendo far vedere, tranne che qui, perché veramente è una cosa oscena. Comunque, guardate, qui lì c'è l'inferno e lì c'è il paradiso. Volete sapere perché lì è pulito, ragazzi? Perché lì ci vivono delle persone e lì coltivano tutti i contadini. Invece qui la gente quartese, che siete voi di lì, della città, che non avete rispetto per la natura, buttate qui, incazzato, non riesco neanche a parlare, guardate. Non c'è rispetto, non c'è. Dovete buttare tutta questa robaccia, come si chiamano? E dove portano le macchine vecchie che non funzionano più e quindi le devono demolirle, distruggerle. Portate tutta roba lì perché così quelli che lavorano potranno buttarla nel punto giusto. Guardate che belline! Ci sono tutte le pecorelle. No, bambine! Vi prego, non mangiate che qui, che c'è un grande schifezza, inquinamento! No! Lì c'è anche un pastore, lì c'è a fare le domande
Fa vergogna di fare le domande, una cosa del genere, perché sempre che lui, mischino, deve per forza portare qui gli animali. Povere, povere creature. Però guardate che carine che sono. Guardate. Ciao piccola, che belline che siete. Guardate tutte le pecore. Vedete, queste sono pecore sarde, ragazzi. Che carine. Vedi che cosa succede, ragazzi. Aspettate, sto zoomando troppo. Sì, ok. Guardate, ragazzi. Questa è zona che gli animali possono venire a mangiare, come noi mangiamo le cose che noi ci prendiamo nei supermercati. È come se venissero tutti gli animali e si mettessero a cagare nei supermercati. L'uomo lo caccia via l'animale, giusto? Ecco, perché allora gli animali questa volta non si svegliano e si mettono a cacciare via l'uomo dal loro reparto? Non va bene questo, ragazzi. Non va bene. E così mi fate capire che siete dei porchi! L'avete capito, porchi? Mutande! Che cosa c'è di altro? Guardate, cose di plastica, arredamenti, lattine, birra, acqua, bottiglie di acqua di plastica. Sarebbe bello se qui venisse quelli che lavorano della edilizia. E si metterebbero a pulire, a portare tutto via da qui. Ma purtroppo quelli vengono solamente per lavorare e pulire la città. Ma a noi da città non ce ne frega niente. Noi preferiamo che la natura sia per pulita. Pulita per che gli animali che quando qui vengono a mangiare possano mangiare cosa sana. Cosa sana. Guarda, volete sapere una cosa, ragazzi? Io non sono un ottimo giornalista, documentarista, perché anch'io ho dei problemi, ragazzi. Non riesco a esprimermi bene. Però secondo me, per far capire che nel mondo è pieno di gente che non sta bene, che ha dei problemi, però io faccio capire alle persone, ce la faccio a documentare anche se ho dei problemi. Capito? E quindi mi piace documentarvi, mi piace far vedere la bellezza che c'è qui in Sardegna. Però questa cosa che io ho visto oggi, io qui ero salito un sacco di volte, nel 2016 ero salito, nel 2014, e questa sporcizia ce n'era, però non era tanta veramente come ora. È veramente proprio da mettersi le mani nei capelli. Però per fortuna qui non c'è niente di tossico, perché qui è solamente robaccia, plastica, lattine, scarpe, doppio scarpe, vetro, soprattutto vetro. Soprattutto vetro. E comunque ragazzi, questa schifezza non la voglio più rivedere, capito? Questa produzione la voglio dedicare a Matteo Montesi. Ciao Matteo, tranquillo, Drupepe, sono io, innanzitutto di Misteri Sardegna. Questa produzione è per farti capire che non sei solo, che c'è altra gente che sta sperimentando, che sta facendo una produzione per vedere le cagate che fa l'umanità dalla mattina e alla sera. Ragazzi, guarda, non c'è solamente l'Italia che è tutta sporca e che non c'è rispetto, ma anche qui in Sardegna! Anche qui in Sardegna non c'è rispetto! Questo era il reparto dove io venivo in meditazione, e guardate che cosa è diventato: una città, una metropoli delle cagate. Guardate, sapete questo che cos'è questo? Questo è l'amianto è pericoloso, questo è pericolosissimo.
questo porta le malattie. Allontaniamoci, allontaniamoci. Guardate. Una cosa assurda. Va bene così, ragazzi. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto. Non ho più voce. E che poi pensa, io poi dopo dovrò anche studiare, dovrò, perché ho il copione del mio spettacolo 2018 e quindi dovrò risparmiare un po' la voce, ragazzi. Quindi, allora ragazzi, spero che questo video, ripeto, che se vi sia piaciuto, mettete dei bellissimi like. E per farvi capire che tutta questa robaccia che vi ho fatto vedere non deve più capitare, mai più, perché non c'è rispetto, ragazzi, non c'è rispetto. Adesso sto parlando tranquillamente con la mia vera voce e dalla mia personalità, perché prima era la voce del mio personaggio. Quindi, ragazzi, è per farvi capire, basta con questa schifezza, perché potrebbe portare malattie, ragazzi, ma soprattutto rispetto per le persone che abitano qui su questa zona campagna, perché qui ci sono delle villette, capito? E non va bene per rispetto per loro, perché noi abbiamo la bellezza nella città. Guardate che bel panorama, ragazzi. Questa è Quartu. La gente lì non sporca. E quindi perché deve subito sporcare qui? Porchi! E quindi, ragazzi, vi ripeto, ci vediamo alla prossima produzione, ragazzi, perché adesso io qui me ne voglio andare subito via, perché quindi ci vediamo alla prossima produzione, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi. Tende. Fine.